Benvenuti al telegiornale di Lumsa News. I titoli. Tensione fra Monti e il PDL. Grecia nel caos post-elettorale. Falliti i tentativi di fare un governo. Il nuovo presidente francese Hollande. Martedì entra l'Eliseo. Putin, rieletto presidente, non va al G8. Greenpeace dichiara guerra a Enel. Nella rete nuovi strumenti di informazione. Un film per raccontare la SLA. In studio Annalisa Cangemi e Alessandro Filippelli. Tensione tra il governo e il PDL dopo la debacle elettorale nelle ultime amministrative. 41 deputati del PDL hanno presentato un'interrogazione parlamentare su quanto aveva detto Monti circa le responsabilità del precedente governo sulla crisi economica e su alcuni suicidi. È una chiara presa di posizione contro il governo e quindi una sollecitazione della segreteria del partito a trarne le conseguenze. Monti esce allo scoperto e sceglie la conferenza dello Stato dell'Unione Europea per annunciare un piano di investimenti per la crescita che per i prossimi 3 anni non dovranno essere conteggiati ai fini dei vincoli del patto di stabilità del Fiscal Compact. In Grecia sembra ormai assai difficile la formazione di un governo, dopo le elezioni che hanno penalizzato fortemente i due maggiori partiti, il conservatore e il socialista. Fallito il tentativo di Samaras, il leader conservatore, anche Alexis Tsipras, il capo della nuova formazione della sinistra radicale, piazzatasi al secondo posto, rinuncia a formare l'esecutivo. Il paese è privo di stabilità politica. Con ogni probabilità si terranno nuove elezioni verso la metà di giugno. Rimane aperta l'ipotesi di abbandono dell'euro. Oggi l'Europa e il Fondo Monetario hanno erogato 4,2 miliardi dei 5,2 attesi, un chiaro segnale per fare pressione su Atene. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha ribadito che gli accordi fiscali firmati devono essere mantenuti. Il socialista François Hollande, il 7° presidente della Repubblica francese, dopo la vittoria elettorale nel ballottaggio di domenica contro Nicolas Sarkozy, non intende prendere decisioni prima di martedì prossimo, quando si insedierà ufficialmente all'Eliseo. Oggi è previsto un incontro con il presidente dell'Eurogruppo, Juncker, un confronto sulla situazione europea. Il neoletto presidente sta per iniziare un tour internazionale che si concluderà il 18 e 19 maggio con il G8 a Camp David e con il summit della NATO a Chicago. Al G8 di Camp David non parteciperà Vladimir Putin. Dopo il suo insediamento al Cremlino, il neopresidente russo sarà impegnato nella formazione di un nuovo governo. Questa è la motivazione ufficiale. Il cambio di programma ha sorpreso Obama, che aveva spostato il vertice proprio per venire incontro agli impegni istituzionali di Putin. È tensione con la Casa Bianca, accusata dal neopresidente russo di aver sostenuto i movimenti di protesta anti-Cremlino. Al posto di Putin andrà il primo ministro Medvedev. In Siria la pace è un miraggio. Due esplosioni questa mattina hanno scosso i sobborghi di Damasco, le più violente degli ultimi 14 mesi di guerriglia urbana. Tra le vittime 40 morti e 170 feriti. L'attentato è venuto dopo il passaggio di un convoglio di osservatori dell'ONU. Non è un buon segnale per il piano di pace di Kofi Annan. 1.600.000 euro, a tanto ammontano i danni chiesti da Enel a Greenpeace, colpevole di aver bloccato alcune centrali a carbone e di aver condotto una campagna reputata eccessivamente accusatoria verso la società energetica. Il responsabile della campagna Facciamo luce su Enel, Salvatore Barbera, prova a spiegare il punto di vista di Greenpeace. Il servizio di Paolo Costanzi. Sono 13 le centrali a carbone presenti nel nostro territorio, delle quali ben 8 gestite da Enel. Ciò significa che la società elettrica ne brucia oltre il 70%. Un dato che è destinato ad aumentare dal momento che, stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato, Fulvio Conti, Enel vuole portare la produzione di energia a carbone dal 14% al 20% del totale dell'elettricità prodotta nel nostro paese. Proprio per questo, dopo Civitavecchia, vuole riconvertire le ex centrali a gas e olio di Porto Tolle e Rossano Calabro. Greenpeace è sul piede di guerra. Molte sono le attività che ha già portato avanti per combattere la scelta di Enel, tanto che la società elettrica è passata al contrattacco. Tra l'altro Enel ci ha anche chiesto 1.600.000 euro per una serie di attività pacifiche che abbiamo fatto negli scorsi anni ad alcune centrali a carbone. Attività tra cui la pittoresca consegna dell'avviso di garanzia a Enel, recapitato dagli attivisti della campagna Facciamo luce su Enel, o anche i vari flash mob organizzati nelle maggiori città italiane come Roma, Bari, Milano e Venezia.
In tutto ciò, Greenpeace chiede il ritiro dei progetti di nuovi impianti a carbone, come Porto Tolle e Rossano Calabro, l'approvazione di un nuovo piano energetico-industriale e il progressivo abbandono dell'uso del carbone entro il 2030, perché il carbone è una delle fonti di energia esistenti più sporche. Il 70% del carbone brucia nelle centrali a carbone dell'Enel. Il carbone è la fonte di energia più sporca, al quale bisogna uscire al più presto. Da Twitter a Google Maps, dai quotidiani online ad Agora Vox. Il cambiamento informativo sta nascendo dal basso, dal pubblico. Sono ancora pochi i media che utilizzano questi strumenti, ma ci stanno provando quotidiani come il Tirreno, il Secolo XIX e la Provincia Pavese. Il servizio di Sara Stefanini. Condivisione di notizie. Socializzazione sui social network. Partecipazione sul web. È il crowdsourcing. Ma cos'è esattamente? Il crowdsourcing è un modo di fare informazione che si basa prendendo tutto ciò che sono le informazioni che vengono dal basso. È il neologismo comparso per la prima volta sulla rivista Wired nel 2006 grazie a Jeff Howey. Definisce un modello di business della New Economy che permette quindi di realizzare un progetto aziendale che tipicamente veniva svolto all'interno dell'impresa stessa. I protagonisti diventano gli utenti, un grande gruppo indefinito in una modalità di ricezione aperta. Wikipedia è considerato uno dei primi esempi di crowdsourcing. Utenti registrati accrescono e aggiornano l'enciclopedia digitale attraverso un modello wiki, nel quale ciascuno può modificare e correggere gli articoli. In Italia il fenomeno sta prendendo piede. Ci ha provato lo scorso anno il Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, servendosi del sito zupa.it per la creazione del nuovo logo. Al momento, il governo ha aperto al pubblico un portale della Spending Review, nel quale è possibile segnalare eventuali sprechi o suggerimenti per ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni. Un'altra novità proviene dal Tirreno, il quotidiano toscano. Ha creato inoltre delle inchieste partecipative sulla banda larga nella regione attraverso il crowd mapping su Google Maps. E c'è stata una collaborazione multipla per l'alluvione del 25 ottobre 2011 di Genova tra la comunità scientifica, cittadini e il quotidiano stesso. Il tutto esclusivamente su Maps. Interattiva. Il Secolo XIX ha gestito e diretto l'alluvione di Genova, con continue indicazioni da parte dei genovesi sull'aggiornamento della situazione in tempo reale e sulle attuali amministrative del 2012, sempre a Genova, realizzando 6 video per ogni candidato sugli argomenti caldi, dove tutti possono partecipare. Il quotidiano Provincia Pavese utilizza principalmente 2 semplici strumenti, Twitter e Google Maps, per ricevere segnalazioni continue sulla linea ferroviaria che collega Pavia con Milano. Il risultato? I guasti, i ritardi e le soppressioni di treni vengono segnalati prima di Trenitalia. Facebook, Google Maps, Twitter, blog sono semplici strumenti sotto gli occhi di tutti grazie al web 2.0. E anche il giornalismo partecipativo fa uso di queste applicazioni. Ad esempio, Agora Vox è composto da articoli pubblicati dai semplici cittadini. Un'opportunità in più anche per gli aspiranti giornalisti, ma un dubbio sorge. Come può il giornalismo partecipativo conciliarsi con il giornalismo tradizionale? Io credo che il giornalismo partecipativo debba mettersi in legame con il giornalismo tradizionale. La dicotomia veramente andrebbe superata, basta la dicotomia blog-giornalisti, basta la dicotomia giornalisti-professionisti. C'è una necessità di unire queste due realtà che non devono guardarsi tra virgolette in cagnesco, ma se collaborano, come nell'esempio di ProPubblica negli Stati Uniti, possono creare dei momenti di alto giornalismo e ad altissimo valore aggiunto per i lettori. Il giornalismo mainstream quale linea seguirà per il futuro? Le nuove risorse possono essere considerate uno spunto per il cambiamento? Semplicemente che siano due facce della stessa medaglia e siano soprattutto due tipi di giornalismo che possono e devono probabilmente collaborare tra loro. Ce lo spiegava anche prima Paul Lewis del Guardian, che in pratica ha fatto questo, cioè, ovvero ha unito la sua professionalità a un... al concetto citizen, insomma. Quindi credo che il professionismo non scomparirà mai. È stupido pensare che una cosa possa sostituire l'altra. Penso semplicemente che appunto l'idea della collaborazione e l'idea che il citizen possa essere anche uno spunto per il giornalismo mainstream, che in realtà
parte un termine molto brutto, però per intenderci, sia fondamentale per il futuro. Credo sia una delle grosse risorse ancora non pienamente sviluppate dal giornalismo. Quando la malattia viene interpretata dall'arte del cinema. Il giovane regista Francesco Felli, che con il corto sull'Alzheimer Ogni giorno del 2008 era stato candidato ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento e ha vinto 32 premi, si cimenta con un nuovo lavoro dedicato alla difficile realtà della sclerosi laterale amiotrofica. Il servizio di Lorenzo Caroselli e Giulia Di Stefano. A 4 anni dal pluripremiato Ogni giorno, cortometraggio sull'Alzheimer con Stefania Sandrelli e Carlo Delle Piane, il giovane regista Francesco Felli torna ad affrontare una drammatica realtà, quella della sclerosi laterale amiotrofica, con il corto dal titolo L'ultimo giro di valzer. Siamo stati sul set in provincia di Viterbo, nel suggestivo borgo medievale di Sutri, per incontrare Francesco durante le riprese. Mi piaceva dare prima una visione molto generale della vita come un giro di valzer, dove pian piano ciascuno impara i passi e si scopre poi qual è la persona con la quale si vogliono condividere questi passi, quindi gioie e dolori della vita, insomma. E poi che fosse un po' la malattia, anche un giro di valzer, dove la persona è portata pian piano ad un'evoluzione, in questo caso, insomma, drammatica. Protagonisti del cortometraggio, due volti noti del cinema italiano, Francesco Montanari e Serena Autieri. Il film è stato finanziato dalla Galleria d'Arte Contemporanea Artisse di Ezio Nimis, che ha anche prestato 10 quadri di valore per le riprese. Perché io avevo necessità di raccontare come il malato in qualche modo vedesse nei quadri l'ultima finestra, quindi quando non aveva neanche più la possibilità di affacciarsi, trovava nel quadro appunto un luogo dove immaginare, dove vedere. Insomma, non resta che aspettare l'uscita del film. Questo numero del TG di Lumsa News termina qui. Arrivederci.